l'Aula Paolo VI si anima delle delegazioni, l'Osservatorio Roma, pur avendo un accredito stampa, ha scelto di stare tra le comunità che accompagnano l'albero e il presepe. Quelle finestre vicine in alto sono le postazioni stampa, ma insomma lì non respiravamo i sentimenti di queste comunità, la comunità di Rosello. Io mi trovo ora tra l'altro nella comunità di Giulianova, vero care signore? Giuliopoli. Di Giuliopoli, ecco, Giulianova in un altro posto, di Giuliopoli, frazione di Rosello, per carità, lo dica. Ecco, frazione di Rosello, Rosello ha 183 abitanti e invece? Giuliopoli circa 30. Circa 30, che in estate diventano 500 e tutti insieme sono venuti. Ma qual è stato il vostro apporto all'albero di Natale? Avete portato l'albero. Portato l'albero. Rosello, il comune di Rosello. Senso di appartenenza. Ha organizzato diciamo il taglio e la consegna. Ma perché comunità così piccole siete riusciti a mettere insieme una delegazione di 1500 persone? Dove le avete prese? Anche i paesi d'intorno, una zona in cui ci sono molti paesi ravvicinati fra loro. E poi sono presenti anche molte persone di questi paesi che vivono a Roma, ma abbiamo un forte legame con la nostra terra, con le nostre origini. Che bello, e noi lo raccontiamo e la cosa ci fa molto piacere. Ci sono anche persone di Agnone, della vicina Agnone, in Molise. Ma noi siamo molto legati ad Agnone perché al di là dei confini siamo vicini e c'è una forte... Ma poi Agnone racconta una grande tradizione delle campane. Le campane di Agnone suonano in Vaticano e suonano nel mondo intero. Ed è bellissimo visitare la fabbrica delle campane, è una cosa bellissima, molto emozionante. Siamo felici di poterlo raccontare, quindi sentiamo insieme il sentimento di questa comunità davvero entusiasta che ha fatto qualcosa di miracoloso. 183 residenti più tutti i paesini accanto sono riusciti a mettere insieme, ad accompagnare con entusiasmo. 1500 persone sono arrivate a Roma per accompagnare quest'albero. Ecco, noi l'Osservatorio Roma ha già raccolto, intervistato il sindaco, poi vi restituirà il racconto. Il sindaco ci riferisce che sono 12 anni che Rosello lavora a questo progetto, perché 12 anni fa presentò questa richiesta di poter donare l'albero e allestirlo in Piazza San Pietro. Dopo 12 anni è un desiderio che si realizza e noi siamo felici di raccontarlo.